Beh, direi che dallo scenario del Lido di Venezia andiamo al filosofo. Che commentino sapido mi può fare dopo aver visto questo, no? Questi lustri, come possiamo definirli, no? Questa parata di divismo. È come dire, una grande costruzione mediatica hollywoodiana che dà spazio a questi. Sì, però abbiamo visto volti hollywoodiani, no? George Clooney che si. Non va bene. Che fa... No, non è che fa bene. Mi ha chiesto il commento, io mi permetto di osare su temi. Su temi che non sono propriamente i miei, faccio un'analisi quindi filosofico-politica che non è quella, diciamo, che potrebbe fare un esperto di, media e quant'altro. Quello che emerge chiaramente è questa grande parata, diciamo così, dello spettacolo mediatico che in qualche modo rasserena, no? Prima si mostrano le scene di Napoli, le scene dei profughi e poi c'è l'happy end finale hollywoodiano con tutti felici, la Boschi col suo sorriso radioso. Scusi, no, no, ma non era una critica a lei, è una critica al sistema mediatico in quanto tale. Come già diceva Pasolini, ha una forte carica anestetizzante, per cui in qualche modo il messaggio che passa è quello secondo cui la realtà, pur con le sue storture, alla fine merita sempre di essere accettata così com'è. Ma questa non è una critica alla trasmissione, è una critica al medium televisivo. La faceva già Pasolini e ci permettiamo, dato che si parla della Boschi di George Clooney, citiamo anche il nostro grande Pierpaolo Pasolini, che merita sempre di essere letto, riletto e rimeditato. E come lei sa, il grande Pasolini fece anche dei film straordinari, Uccellacci Uccellini, L'Accattone, no? Solo che è un capolavoro sulla civiltà dei consumi che costringe all'atto coprofagico ogni giorno. Chiedo scusa, all'atto? Non lo posso dire perché è volgare, uso un termine che non cade nel turpilo. Coprofagico, costringe a mangiare i nostri escrementi quotidianamente, la società dei consumi questo fa, ci fa essere felici di mangiare i nostri escrementi. Ecco, Pasolini l'ha rappresentato magnificamente in quel capolavolo che è Salò. Portiamo che una consiglio alla Polverini, che consiglio di a tutti i giovani della Polverini. Non c'è da ridere, da svenire, è un tema.